Il panorama sardo non è per niente facile. Emergere in questa terra è sempre complicato, forse più complicato che da altre parti, anche perché non c'è solamente da scontrarsi con la tendenza a parlare solo di ciò che succede in Sardegna, ma per carità, ovviamente c'è il motivo di voler esaltare la propria terra sempre e comunque. Io non faccio parte di quelle persone, però ogni volta che vedo un progetto che sembra essere valido, mi sento in dovere di dover dire la mia e comunque di spronare questi autori, comunque chi affonda le mani nel campo dell'arte, per tentare di dargli una spintarella. Questo è il caso del Muto di Callura, un film di Matteo Fresi uscito da poco nelle sale. Qua in Sardegna mi ha sorpreso vederlo soprattutto nella sala principale. Vabbè che a fargli concorrenza c'è Morbius, quindi meglio che ci sia un film decisamente più curato e sicuramente più autoriale di una monnezza come quella. Ma questi sono dettagli. Ci sono altri film al cinema, ma sono film quasi tutti un po' difficilotti per il pubblico generale. Ciò che ho potuto vedere arrivando nella sala è che la maggior parte delle persone lì presenti aveva all'incirca meno 10 anni più di me. Forse qualcuno più o meno della mia età, ma la maggior parte sfioravano di grosso quella percentuale di pubblico che normalmente si potrebbe portare al cinema. Eppure questo film, come potete vedere qui sotto dal trailer che vi lascio vedere comunque lì in sottofondo, ma occhi su di me ragazzi, occhi su di me. Come possiamo vedere, il trailer è valido, il trailer ci tira fuori un po' di quella curiosità buona e sana, ed è stato proprio questo a convincermi ad andare in sala. Di solito, anche se escono dei film che sembrano decenti, però il trailer non mi convince, è difficile che vada a vederli. Perché innanzitutto voglio sapere che cosa sto andando a vedere, grosso modo, e posso farmi un'idea già dal trailer di che cosa andrò a vedere. Appunto per questo non ero andato a vedere I Giganti. Da come me ne avevano parlato alcune persone, non ho voluto avvicinarmi a quel genere di film, perché avevo già visto un altro film di quel tipo, non mi aveva convinto e quindi non gli ho dato una possibilità, ma non è detto che non riesca a dargliela in futuro. Rimaniamo però su questo film, Il Muto di Callura. Vi spiego in breve, senza fare nessuno spoiler, di che tratta. E vi darò anche qualche mia considerazione. Parla del banditismo sardo, quella parte oscura della Sardegna che è diventata famosa e che ha reso i sardi principalmente dei banditi per la maggior parte degli italiani. Cosa che ancora adesso ci portiamo dietro. Il banditismo è stato un fenomeno che ha influenzato la nostra terra in realtà da tempi molto più antichi di quelli che ci si possa ricordare. Quanto terra flagellata da ogni genere di invasore, divenuto punto centrale di quasi ogni impero presente nei dintorni, la Sardegna, nonostante sia stata definita regno per un periodo, è sempre stata in balia degli eventi e in balia delle scorribande. Quindi la popolazione ritiratasi nell'entroterra ha imparato bene dove potersi nascondere e come potersi difendere da eventuali invasori, perché ciò che la Sardegna ha sempre imparato è che a prescindere da chi vada a comandarti, quando vivi nella tua terra fondamentalmente fai un po' quello che vuoi. Poi certo ci sarà qualcuno a cui pagare tributo, ma fondamentalmente non cambia niente, si alternano i conquistatori, ma la terra rimane sempre di chi la vive. È un po' questo che ho percepito da tutto il film, questa sensazione, questa sorta di patriottismo locale, però incentrato sui singolari luoghi dove si trovano i protagonisti. Parliamo di Agius, siamo nella Gallura e siccome abbiamo parlato del mio racconto e oggi ne leggeremo il terzo capitolo, non ha a che fare con quel genere di dialetto, quindi il film è tutto in lingua sarda principalmente con qualche parolina in italiano, ma non vedrete quel genere di dialetto che ho scelto di utilizzare nel racconto, poiché la Gallura si trova nella parte alta, sulla destra, mentre la zona dove si ambienta la mia vicenda invece si trova verso il centro, a ovest. Due parti che, nonostante siano vicine, hanno effettivamente uno stile linguistico abbastanza differente. So che sembra impossibile, ma è effettivamente così. Tant'è che alcune persone non si capiscono da una parte all'altra dell'isola, ma immagino che ogni regione abbia i suoi piccoli problemi linguistici. Ciò che si può vedere nel film è un buon tentativo di un riadattamento di un romanzo che non ho letto, quindi non voglio entrare nel dettaglio o nel paragone con l'opera. Posso giudicare quest'opera dal fatto che sia innanzitutto una
proposta sia innanzitutto una revisione della realtà. Quindi l'autore, il regista Matteo Fresi si è preso la briga di voler raccontare il suo punto di vista sulla realtà, ovviamente romanzandone le vicende in maniera tale da poter costruire una narrazione. Il nostro protagonista, tuttavia, non è sardo, non è che sia un crimine. Il personaggio l'abbiamo già visto nel Divin Codino, nei panni di Roberto Baggio. In questo caso invece interpreta un moto abbastanza credibile, abbastanza carismatico. Però allo stesso tempo posso dirvi forse poco sardo, non tanto nelle espressioni, non tanto negli sguardi, ma nei modi di fare. Mi spiego meglio, però. L'intera struttura del film fa quasi pensare a un certo punto a un vero e proprio western in salsa sarda, però col contesto sardo, ma non con la Sardegna. Forse questa cosa può essere considerata un po' critica. Non vuole essere una vera e propria critica al film. Il film si fa comunque godere, si fa piacere per quello che vuole raccontare. In alcuni punti sembra forse un po' troppo forzato, ma la realtà a volte lo è. Tuttavia, la sensazione della terra sarda non l'ho percepita così tanto. Ho visto delle specie di estremizzazioni, però c'era qualcosina che poteva essere probabilmente curato leggermente meglio. Il film ci esprime tuttavia con delle parole abbastanza forti ciò che effettivamente la Sardegna conserva, ovvero uno spirito selvaggio, una tendenza a risolvere le questioni con la violenza e anche una predisposizione all'odio. No, effettivamente così sembra un po' eccessivo. Parlo però della risoluzione delle vendette. Alcune parole ci fanno intendere che da antiche tradizioni una vendetta va risolta con un'altra vendetta e quando non ci si può vendicare di qualcosa, ci si vendica su ciò che c'è più vicino e quindi una semplice faida si può trasformare in un vero e proprio massacro. Ed è questo che ci vuole raccontare il film. Un intero paese che viene piegato dal semplice bisogno di vendetta. E si parte da delle piccolezze, dei piccoli giochi di potere che poi vanno a sfociare nel vero e proprio omicidio. Se non avete mai visto una pellicola sarda o comunque un qualcosa che riguarda la Sardegna, potrebbe essere un buon modo per avvicinarsi all'isola e per farsi una vaga idea di come può essere effettivamente un paese nel 1850. Tutto sommato la recitazione è gradevole, anche se ho trovato l'utilizzo del sardo in alcuni punti da parte degli attori che poi, parlando in italiano, esprimono comunque una certa bravura, invece, soprattutto quelli su cui si incentra più la storia. Nel parlare in sardo ho visto una teatralità che forse un po' stona con i toni appunto del film stesso. Il sardo è una lingua che risulta molto musicale, ma se la va a impostare in un certo modo diventa un po' troppo teatrale e quella teatralità fa perdere un po' di credibilità a ciò che viene detto, perché ci si concentra su quello che sta facendo il personaggio. Poi non so se riesco a essere il più chiaro possibile, però in base alle impostazioni anche della voce, le pause dove vengono fatte non l'ho vista con una certa naturalezza, mentre i personaggi secondari nel loro colorare la storia con il linguaggio li ho visti molto più realistici, molto più spontanei. Proprio il modo di parlare era effettivamente genuino, quindi questa cosa mi ha un po' sorpreso perché si vedevano che erano un po' macchinosi, anche i bambini, ma ci sta, è difficile, è una lingua difficile, tentare di rimanere il più fedeli possibile, immagino abbia richiesto appunto questa macchinosità. Mi sarei aspettato di vedere più il banditismo da un altro punto di vista. Questi personaggi rimangono rintanati nelle campagne a lungo, tuttavia di loro effettivamente non ci viene granché spiegato molto. Si parla solo della faida e come sopravvive un latitante nel centro Sardegna, nel vivere all'interno dei boschi, all'interno delle caverne. Ci fanno vedere la situazione dello stare sempre un po' male, sempre malaticci, però questi personaggi non invecchiano mai, sono sempre di bell'aspetto. Capisco la concezione del figlio del diavolo a un certo punto, però però fa perdere un po' di credibilità allo scorrere degli anni, considerato che ci sono diversi anni che passano da quando la storia inizia a
a quando la storia finisce. Nessuno dei nostri attori effettivamente invecchia all'interno della storia. 10-15 anni sono tanti, soprattutto nel 1850, ma sono piccolezze a cui ci si può attaccare, però la pellicola vale la pena di essere vista e respirata. Sono poco più di un'ora e mezza di visione e devo ammettere che a un certo punto ho sentito un po' la pesantezza della storia per come hanno scelto di raccontarla. C'è una storia d'amore che poteva essere approfondita con alcune scelte, forse la regia non è riuscita del tutto ad esprimere l'intenzione che aveva con questa pseudo storia d'amore. E in alcuni punti, alcune scene non mi hanno trasmesso forse l'epicità e la solennità che forse avrebbero dovuto, ma sicuramente questo regista potrà regalarci in futuro qualche altra bella pellicola. Bisogna semplicemente lasciargli la possibilità di sperimentare. I mezzi sono quelli che sono, comunque ci si approccia a qualcosa di nuovo. È bello vedere questo genere di cinema venire fuori nella Sardegna e quindi io ve lo consiglio caldamente, nel qual caso il film sia arrivato anche dalle vostre parti. O in alternativa aspetteremo che Netflix ne acquisti i diritti o Amazon Prime, ormai siamo un po' abituati alla questione. Spero di avervi un po' interessati alla questione, nel caso comunque trovate il trailer, il link, quello che vi serve per potervi informare sulla questione. Voi avete dei film che riguardano le vostre terre, i vostri luoghi? Mi ricordo il film Il primo re di Matteo Rovere che sono andato a vedere ovviamente al cinema perché l'idea che fosse tutto in latino, le varie impostazioni e tutto, volevo vedere se era convincente. Anche lì avevo riscontrato a un certo punto un po' qualche difficoltà a livello linguistico, proprio a livello attoriale, ma mi era piaciuto particolarmente. Quindi questo è un po' il cinema che vogliamo rivedere in Italia, almeno personalmente mi piace l'idea di vedere, piace vedere osare, osiamo ancora di più e diamo però un contributo. L'unico modo per contribuire è andare al cinema, quindi fatemi sapere se voi siete andati a vedere questi film, se vi sono piaciuti. Io vi metto magari in descrizione anche un altro film che potete vedere, un cortometraggio, si chiama Nuraghes Sarena, è un piccolo estratto di Mauro Aragoni, c'è Salmo all'interno del corto, è carino, a qualcuno parlava di serie, ma non lo so, non credo la vedremo. Comunque, detto ciò, io spero di avervi divertito con questa breve recensione. Adesso partiamo con le storie di The Insipid. Mettetevi comodi, saranno poche storie e saranno particolarmente interessanti. Bentornati su The Insipid, fucina di idee e grandi storie. Mettetevi comodi, indossate le cuffie e preparatevi per una nuova avventura. Iniziamo da Se non saranno rose, andranno bene i girasoli di Ricci Biondi. Siamo al quarto episodio, Ti amo. Il confronto è stato lungo, esasperante. Ho preso coraggio e gli ho detto che avremmo dovuto parlare. Quell'esserino piccolo e amorevole che ero aveva tirato fuori i coglioni. Non che non li avessi mai avuti, perché mi è sempre piaciuto fare da me e di testa mia, ma con lui funzionava diversamente. Mi fa questo effetto. Non riesco a parlarci chiaro e tondo senza avere premeditato esattamente le parole. Ci siamo lanciati i cuscini, un biscotto e lui ha provato con la tazza. Erano le 8 di mattina e stavamo facendo colazione. Per qualche strano motivo abbiamo la capacità di far finta che tutto sia perfetto, che tutto vada alla grande pur di stare insieme, piuttosto senza parlarci. La sera prima è stato come se niente fosse. Aleggiava nell'aria quella sensazione di una guerra che sta per scoppiare, ma noi ci siamo mangiati la nostra pizza, abbiamo bevuto le nostre birre e siamo andati a dormire. Il mattino dopo ho sganciato la bomba. Succede così. Ti tengono dentro certe parole, certi sospiri, certe urla, per così tanto tempo pensandole e ripensandole che poi, quando arriva il momento ultimo, escono pure male. Gli ho detto che così non va, che io non ne posso più, sono stufa di questa storia, non sono più la stessa. Lui non si interessa a me e io ho perso la voglia di interessarmi a lui. Ha iniziato a gridare. Odio quando fa così. Nell'ultimo periodo mi sono concentrata talmente tanto sui lati negativi da riuscire a fare una lista, senza troppi problemi, dei suoi difetti. Mi ha rinfacciato fatti successi anni prima solo per il gusto di aver ragione.
Viviamo con il disperato intento di far vedere che siamo meglio noi dell'altro. Siamo noi quelli che fanno di più, quelli dalla parte del giusto, superuomini. Non ha mai accettato che io abbia dovuto cambiare città per studiare. Avevo iniziato a lavorare nel suo stesso posto, tutti i giorni, molte ore, ma ho capito ben presto che non faceva per me. Mi piace studiare. Lui sostiene che io sia scappata, anche da lui. Un po' forse sì, ora sono più contenta. Torno a casa solo il weekend ed è in quei giorni che ci vediamo. Come ogni domenica, lui alle 8:30 deve scappare al lavoro. Questo gli mangia tutto. Tempo, energie, voglia di fare. Gli ho urlato dietro che è facile per lui uscirsene sempre come la vittima che se ne va. Ho urlato forte. Le mie parole l'hanno rincorso lungo la tromba delle scale come il rinculo dalla pistola dopo aver sparato un colpo. Stavo per andarmene. Stavo per scappare davvero questa volta. Mi sono fermata e ho pensato che non avessi risolto questa situazione il giorno stesso, questa cosa avrebbe finito con lo soffocarmi. Così, una volta tornato, gliel'ho proposto. Tu hai 2 giorni liberi. Andiamocene via insieme. Ho prenotato last minute una camera in uno chalet ad alta quota. Spostandoci di giusto 2 ore con la macchina, riusciamo a raggiungere l'alta montagna decorata con ancora un bel po' di neve rimasta. Il paese è piccolo, esclusivo, come piace a me. Il viaggio, come si poteva immaginare, è stato silenzioso. Mi ha chiesto giusto un paio di volte le indicazioni mentre guardavo la mappa sul navigatore. Poi ho acceso la radio. Mi piace cantare e sono il tipo di persona che non si vergogna ad essere stonata. Ho cantato da sola mentre gioivo vedendo fuori dal finestrino gli alberi come scheletri ghiacciati e i mucchi di neve a bordo strada. Una volta arrivati ci hanno accompagnati nel ristorante dell'hotel situato su di un'enorme terrazza riscaldata con vista sui pendii. Una favola. Indossavo un maglione beige che mi aveva regalato lui qualche anno prima. Ho ordinato un hamburger dalla casa con doppia porzione di patatine e una birra grande. Lui ha fatto lo stesso. Come se la magia adagiata su ogni centimetro di quel posto in legno, adorno di candele e fiori rossi, si fosse adagiata anche su di noi, abbiamo iniziato a mangiare e a dialogare di gusto. Abbiamo riso molto mentre ordinavamo ancora una birra e dopo un'altra ancora. Mi ha raccontato di aneddoti che non ricordavo e io, tappandomi il naso con le dita, ho imitato la voce del professore più noioso che abbiamo a lezione. Siamo rimasti fino a chiusura, insieme al personale aiutandoli ad alzare sul tavolo pure le nostre sedie. Poi siamo saliti in camera. Ci siamo lasciati andare, trasportati dall'emozione che si propagava in quel fantastico posto. Abbiamo scopato forte, contro la porta, con l'intento di svegliare i vicini nella camera a fianco. Mi ha messo una mano in bocca e mentre mi vedeva soffocare le urla, lui mi ha sussurrato «Ti amo». Abbiamo scopato, sì, come non facevamo da tempo, colmando tutte quelle voglie dimenticate da troppo. Ma abbiamo fatto anche l'amore, perché entrambi eravamo lì, con il corpo e con in testa nient'altro che noi. Guardandomi allo specchio, poco dopo, ho riso. Sulla mia schiena, 2 lunghi graffi incisi sotto la base del collo. Nulla di quello che state pensando. Mi è saltato in spalla il gatto il giorno prima. E così si conclude questo capitolo. La domanda che ci fa l'autrice sul finale è: tu bionda, chi lo dice brizzolato e con una morbida pancetta, sorride ammirato, in forma, tenuto bene, si vede che corre tutti i giorni, stanco, con 2 marcate occhiaie, gli piace fare festa sino alla sera. Io direi che è questo. In descrizione trovate il link per la storia di Ricci Biondi e noi ci avviamo verso la prossima storia. Continuiamo con La gatta e gattini di Red Dragon. Episodio 2, Il principe. Azur era il principe del lontano paese. Un ragazzo sveglio, aitante e dall'animo gentile. Perennemente vestito di azzurro, era solito fare passeggiate nel bosco sul suo splendido stallone nero. Aveva anche un grosso gatto, il cui manto lo faceva sembrare più tondo di quanto non fosse e che gli valse il soprannome di Pallino. In generale, Azur non si addentrava mai troppo nel bosco perché tutti gli avevano detto che andare troppo in là, fino al profondo bosco, non era una scelta saggia per un principe. Ma tanto dissero e tanto fecero che alla fine la curiosità di conoscere di più di questa selva spinse il principe a varcare i confini imposti. Quella mattina si era già addentrato nel bosco molto oltre quanto aveva finora visitato, deciso a raggiungere il profondo bosco ed esplorarlo. Ad esisterlo dalla sua idea fu una canzone. Una voce soave risuonava nell'aria ed incantò il principe. Non aveva mai sentito sì fatta voce.
Che poteva essere? Chi poteva essere a cantare? Scese dall'arcione e si diresse verso l'origine del suono. Il sentiero si aprì in una radura al centro della quale vi era un lago. Immersa nell'acqua vi era una bellissima ragazza che stava facendo il bagno mentre cantava. Azur fu folgorato da tale bellezza, rimase incantato dalla voce e meravigliato dal fatto che qualunque cosa le mani di lei toccavano divenivano splendide. Fiori sbocciavano, rami secchi fiorivano, pietre divenivano di sgargianti colori, persino l'acqua sembrava emanare luce al suo tocco. Chi era questa fanciulla? Stava forse vedendo una fata? Sentendosi osservata, Angela si volse verso di lui. «C'è qualcuno?» chiese. Azur si appiattì dietro l'albero. Farsi scoprire ad osservarla mentre si stava facendo il bagno non sarebbe stata una buona presentazione, no. Doveva tornare indietro e far finta di incontrarla per caso. Fece dunque per tornare sui suoi passi quando si rese conto che Pallino era scomparso. Si guardò intorno per vedere se lo vedeva. «Mi scusi?» La voce della ragazza lo fece quasi sobbalzare. «Credo che questo micio sia vostro». Voltandosi, si ritrovò di fronte a Angela, in tutto il suo splendore, che le porgeva Pallino. «Io... sì... lo stavo cercando». Lo raccolse tra le sue braccia. «Mi... perdoni l'ardire, ma... è la prima volta di venire da queste parti. Io credo di essermi perso». Angela sorrise. Per la prima volta Azur avrebbe voluto sparire sottoterra. «Mi dia qualche minuto», disse lei prima di tornare verso il lago. Azur tornò dietro l'albero. «Stavi per farmi fare una figuraccia», disse il gatto. Angela tornò poco dopo da lui e gli fece segno di seguirlo. Camminarono per i sentieri ed il principe non solo si rese conto della grazia del muoversi della ragazza, ma anche che tutte le piante intorno a lei le cedevano il passo. Chi mai poteva essere? Perché non ne aveva mai sentito parlare? Giunti dal suo cavallo, Angela si avvicinò e con stupore di Azur lo stallone mansueto si fece accarezzare. Era solo una sua illusione o il manto del suo cavallo era diventato ancora più bello? «Le serve altro?» chiese infine Angela. «Sì, no. Cioè, la ringrazio. Io posso conoscere il suo nome?» «Angela. Abito nella casa in fondo al bosco». «Mi ha fatto piacere conoscerla, Angela. Io mi chiamo Azur». Solo ora si accorse di avere ancora il cappello in testa e con forte imbarazzo si affrettò a toglierlo. «Spero di avere occasione di rivederla», aggiunse dopo un attimo. «Può venirmi a trovare quando vuole», rispose Angela e si allontanò, sparendo poco dopo nei sentieri. Se non era una fata, poco ci mancava. Con questo pensiero, Azur si preparò a tornare a casa, quando si accorse che Pallino era di nuovo sparito. «Oh no!» esclamò. Lo ritrovò poco dopo al limitare di un sentiero. Sembrava aspettarlo, ed infatti quando Azur si avvicinò, Pallino si incamminò nel bosco. Inutile chiamarlo, e il gatto era sempre troppo avanti perché il principe potesse riprenderlo, ma lo aspettava sempre per farsi vedere. Fu così che Pallino condusse il principe presso la casa di Angela. «Già di ritorno», sorrise Angela raccogliendo il gatto. «A quanto pare il mio gatto ha un debole per lei». «Solo lui?» Azur arrossì vistosamente. Il principe passò una piacevole giornata insieme ad Angela. Lei gli raccontò della sorella, ma quel giorno lui non la vide. Vide invece i prodigi di Angela. Dal filato che sembrava d'oro, dal prato che faceva invidia ai migliori giardinieri, dagli animali del bosco che si fidavano della sua voce e del suo tocco. Oggetti rotti ritornavano aggiustati. Ferite venivano curate. Paure venivano calmate. Quando riuscì a tornare a casa, era completamente meravigliato da tanta grazia e bellezza. Che ci crediate o meno, fu proprio Pallino a farli rincontrare più e più volte. Ogni volta in un posto diverso, ogni volta in un luogo dove la sorella non era presente. Azur, giorno dopo giorno, conobbe sempre di più Angela. Conobbe la sua gentilezza, conobbe il suo buon cuore. E fu così che il principe si innamorò.
Ma credete davvero che la sorella rimase tutto il tempo a guardare? E così termina anche questo capitolo. La domanda che ci fa Red Dragon è: in quale occasione Demonia mette gli occhi sul principe? Tornando a casa inaspettatamente una sera, in mezzo al bosco lo vide a tartarsi con Angela, volendo fare un dispetto alla sorella dandole da mangiare un gatto, prese di mira Pallino. Io direi in mezzo al bosco lo vide a tardarsi con Angela. In descrizione trovate il link per la storia di Red Dragon e noi ci vediamo verso la prossima. Continuiamo con Epistolare 2.0 di Enrico Bandini, episodio 5, Non costringermi a tornare. In una stanza completamente bianca, compresa la coperta di un letto ancora sfatto, c'è una ragazza che, seduta a gambe incrociate, sta scrivendo al computer. Indossa un maglione blu elettrico, di una lana intrecciata decisamente troppo calda per la primavera inoltrata che regna all'esterno. Forse è proprio per compensare il caldo del maglione che la ragazza deve aver deciso di lasciare le gambe nude. A giudicare dall'intensità con cui fissa lo schermo e dalla velocità con cui batte i tasti del PC, deve essere alle prese con qualcosa di serio o quantomeno impegnativo. Il ticchettio dalla tastiera del computer però viene improvvisamente interrotto da un altro suono, quello del campanello. Le dita della ragazza si fermano di colpo. Subito dopo quest'ultima sbuffa sollevando il capo, dopodiché si alza dalla sedia e si dirige verso l'armadio, anch'esso bianco, dal quale estrae il primo paio di jeans che le capita sotto tiro. Per velocizzare l'operazione lo indossa saltellando lungo il tragitto che la separa dalla porta di casa. Il campanello suona ancora, irritando la padrona di casa che, quando giunge a destinazione, toglie il chiavistello, afferra con la forza la maniglia e apre la porta di casa. Il volto che si ritrova di fronte è quello di una ragazza che, pur non avendo mai visto prima dal vivo, conosce bene e che esordisce con un «Buongiorno, Giulia», accompagnato da un ghigno che non promette nulla di buono. Ora che può vederla di persona e non dalle foto su Instagram, Stefania deve ammettere che Giulia è bella per davvero, quasi al punto da giustificare il fatto che Riccardo si sia preso una cottarella per lei. Perché Stefania è convinta che quella del suo ragazzo per Giulia sia solo una cotta passeggera, facilitata dalla crisi che stanno vivendo. Ma quando le cose si rimetteranno a posto, Riccardo si dimenticherà nel giro di un paio di settimane di questa infatuazione. «Scusa, ma tu...» «Sì, sono io», interviene Stefania, mettendo subito in chiaro le cose. «Aspetta, aspetta. Primo, che ci fai a Genova? Secondo, come hai fatto a sapere dove abito?» «Senti, io non sono qui per litigare. Comunque, se proprio te lo devo spiegare col cucchiaino, primo, sono qui perché volevo parlare con te di persona. Secondo, ho tutte le password dei social di Riccardo e tu gli hai dato il tuo indirizzo pregandolo di venire presto da te. Solo che per tua sfortuna, stamattina non è stato lui a bussare alla tua porta. Ok, dimmi cosa cazzo vuoi da me e sparisci. Non mi fai nemmeno entrare. Ti ho appena detto che sono venuta apposta fin qui. E scherzando, spero. Comunque, ti pregherei di farmi il favore di passare al sodo. Sai come avrei da fare?» «Capisco. In ogni caso, penso di poter riassumere quello che avevo da dirti in «lascia stare i ragazzi delle altre». «Sei così bella, non vedo per quale motivo tu debba ridurti a fare la ruota di scorta». «Amica mia, visto che ti sei vantata di avere tutte le sue password, non puoi non sapere che Riccardo ha un profilo su Tinder. Al posto tuo, invece di venire a Genova, mi sarei risparmiata qualche chilometro di strada e avrei cercato un confronto col mio ragazzo. Tu non preoccuparti di contare i chilometri, pensa a farti la tua vita». «Ah, perché tu ti stai facendo la tua vita? Rubando le password alla gente?» «Se serve a proteggere la mia relazione, sono disposta a fare questo e anche di più». «Ora basta parlare, dimmi solo se hai capito che devi farti i cazzi tuoi, così tolgo il disturbo e ti lascio i tuoi preziosi impegni». «Oh, ma sei cortese!» «Sì, comunque, ho recepito il messaggio. Ora però mi sa che per te viene il difficile. Devi convincere Riccardo a stare lontano da me. È qui che ti voglio». «Va bene che sei bella, Giulia, ma ti posso assicurare che so come tenermi un uomo. E poi con Riccardo stavi vincendo facile, dai, a pindolare un ragazzo che sta vivendo una crisi con la sua fidanzata storica. La prossima volta ti suggerisco di scegliere una preda meno facile, ti divertirai di più». «Seguirò il tuo consiglio, tu intanto tieni d'occhio le password, mi raccomando, sai come. In giro è pieno di gente fissata con questa storia della privacy». «Che esagerazione! Buona giornata!»
Stefania, con uno scatto, allunga il braccio e blocca la porta prima che Giulia riesca a sbattergliela in faccia. «Non costringermi a tornare!» sussurra. E così termina anche questo episodio. La domanda che ci fa sul finale Enrico Bandini è: cosa farà Giulia? Si farà da parte? Il suo silenzio finirà per insospettire Riccardo? Contatterà Riccardo per dargli delle password? Si metterà in contatto con Stefania per riferirle di non avere alcuna intenzione di mollare Riccardo, dando vita a una sorta di sfida? E io direi invece che contatterà Riccardo per dirgli delle password, così, giusto per mettere un po' di zizzania, ci sta. Incattiviamo un po' tutto. In descrizione trovate il link per la storia di Riccardo Bandini e noi ci avviamo verso la prossima e proseguiamo con la mia storia su The Incipit. Il cimitero segreto di Terralba, episodio 3. Una vittima. A vederla agitare quella nuvola scura che aveva per coda i dentini mostrati come un sorriso, le orecchie a punta tipiche dei volpini, Nurra palesava a stento la mezza origine di Dogo Sardo nonostante il suo colore striato tra il nero e il rosso. Maria Ioanni, malgrado i dubbi degli amici pastori, ci aveva visto lungo sul carattere della cagnolina. Aveva soli 6 mesi, ma era tirriosa, coraggiosa, testarda, come una tigre. Tuttavia, in quel mondo di pastori, ormai al tramonto, anche l'essere più coraggioso avrebbe tremato dinanzi all'oscurità che tinse di rosso le terre del pascolo al vespro. La pioggia non sarebbe stata in grado di lavarlo via. Il volto aspro del vecchio si adombrò nei pressi del nuraghe di Santa Sofia, nascosto alla strada sterrata da una folta vegetazione, così come consueto per tutte le storie del passato. Il lamento dell'uomo, quando le carni gli vennero lacerate da rovi grossi come dita, fu così atroce che le pecore si sparpagliarono nei campi, tutte in direzioni differenti. Nurra abbaiò, morse e infine latrò per la sua perdita, quando si accorse che niente avrebbe potuto per salvare l'amato padrone. E quando l'oscurità strisciò, tentando di ghermirla, pianse per la prima volta dal giorno in cui era venuta al mondo. L'acqua aveva iniziato a scottare, evidenziando la pallida striscia di pelle che segnava l'anulare della mano sinistra. Il vapore aveva lasciato un'unica scritta visibile sullo specchio del bagno degli insegnanti. Convincila. Adela la cancellò col palmo, rivelando il distorto riflesso del suo viso, illuminato dagli intensi LED. Rimase a fissare inquieta l'enorme sagoma che tiranneggiava le sue spalle. Avrebbe voluto deglutire, ma aveva la gola arida come un deserto. Più l'immagine si definiva, più rapidi erano i battiti del suo cuore. Presto l'avrebbe vista. Avvertì mani pesanti ghermirle ai fianchi, unghie affondare nella carne, un fuoco divampare in un atroce incendio tra le cosce. «Adela!» La ferma voce di Patrizio le strappò un grido strozzato. «Tutto bene?» «Sì, ero sovrappensiero. Che ci fai qui?» gli chiese allontanandosi verso l'asciugatore, sperando che il rumore camuffasse il tremore nella voce. Tirò su la mascherina. Il viso dell'uomo, la barbetta bionda e i capelli raccolti in una coda erano sporchi di grumi di albume e farina, per non parlare della sua giacca. «Mi hanno preso per un cane dalla NATO!» soffocò un'imprecazione tra le labbra quando si scottò con l'acqua bollente. «Chi è Daenerys Targaryen?» esclamò. «Sono mortificata!» replicò, ma la sua preoccupazione morì dietro una risata, ora che la battuta aveva superato l'imbarazzo. Si sforzò di tornare in sé. «Sono più una Baratheon, Ser Jaime. Gli incesti non sono il mio forte», commentò dopo essersi sciacquato il viso. «Un consiglio, non segua mai un convoglio nato o diventerà un poligono di tiro. Almeno si sono risparmiati le uova marce». Lei rise. «Devo tornare in classe». «Adela!» Lo psicologo la chiamò sull'uscio, gli occhi azzurri nei suoi verdi. Aprì la bocca per dire qualcosa, ma subito se la leccò via dalle labbra. «Può essere stressante questo lavoro. Sono qui anche per voi insegnanti». Lei annuì, forzò un sorriso con lo sguardo, quindi tornò in classe. Costringere Lea non sarebbe stato produttivo, per quel motivo aveva rimandato il discorso, rassicurandola che non vi sarebbe stata alcuna punizione. Gli adolescenti richiedono tempo. Era una cosa che Adela sapeva fin troppo bene.
Confidò nel tempo a loro disposizione nel rientro pomeridiano, considerato che il professore di arte Jua aveva richiesto la sua partecipazione per l'organizzazione della recita di Pasqua, legata inspiegabilmente ai promessi sposi. Alessandro Manzoni avrebbe riso genuinamente di quella sceneggiatura in sardo, geniale e dissacrante. La pioggia non mollò la presa neanche durante il pranzo. Lea, dal loro discorso, le era parsa più malinconica e distaccata dalle compagne. La vide con lo sguardo perso verso il paesaggio fuori dalla finestra, come se qualcuno la stesse guardando di rimando. La intercettò nel corridoio che portava alla palestra. «Lea, mi aiuteresti?» le chiese, fingendo di avere problemi con alcuni degli attrezzi di scena. Lasciò che fosse lei a prendere parola. «Davvero non lo dirai ai miei? Del compito?» «Dovrò dire ai tuoi che hai letto poco, ai colloqui, sai fare di meglio.» Mimò poi di cucirsi la bocca. «Ma posso chiederti, perché proprio quella storia?» La ragazza esitò. Infine poggiò lo scatolone, guardò fuori dalla vetrata. Il respiro si condensò sul vetro. «Omnia vincit, amor», mormorò. Adela avvertì una fitta intensa alle tempie. L'immagine di quelle unghie smaltate di rosso tornò vivida più che mai. «Hanno iniziato a ripeterlo dopo la scomparsa di Sara. Loro...» si interruppe. «Le voci...» «Quali voci, Lea?» La ragazza scrisse «Avo» sulla condensa, da destra verso sinistra. Adela, dall'altra parte del vetro, vide Sara. L'indice a contatto con quello di Lea. La fissò. Lea svenne. Il telefono squillò a vuoto per 7 volte, poi un segnale acustico indicò che la chiamata era stata accolta. Nessuna voce. «Dottor Salaris, sta accadendo di nuovo. Le pillole non hanno più effetto. Mi sembra di impazzire. Sono a Terralba.» Ci fu un lungo silenzio. Poi una voce rauca rispose. «Arrivo, Adela.» E così si conclude anche questo capitolo. In descrizione trovate il link per la mia storia. Non vi dico quali sono le 3 opzioni, le dovrete scoprire voi direttamente sul link. Direi che mi sono già dilungato abbastanza, non ho molto da dire delle storie che abbiamo letto oggi. Mi sono parsi tutti abbastanza equilibrati nel loro modo di narrare. Quindi i miei complimenti agli autori, ma quello che posso dirvi è che ho voluto lanciare una sfida a voi autori. L'ho lanciata sul sito di scrittura avviato da Kezia Rica e ha a che fare con una storia scritta a 10 mani. Stiamo ancora reclutando, quindi siete perfettamente in tempo per farmi sapere se volete partecipare. Di che si tratta ve lo spiego in un secondo. Praticamente avvierò una storia e tutti scriveremo sullo stesso account. Ogni settimana ci sarà un nuovo capitolo scritto da uno degli autori che sceglierete voi. Saranno 3 possibilità, appunto, che verranno date dall'autore precedente, così come l'indirizzo della storia, quindi l'autore dovrà scegliere il genere e poi dare a voi, lettori, la possibilità di scegliere quale degli autori dovrà ricoprire quel ruolo. Bisognerà comunque costruire una storia unica insieme agli altri autori. Tuttavia ho intenzione di inserire un escamotage che permetterà appunto ai nostri autori di non essere troppo legati al capitolo precedente e quindi piena libertà di reinventare la storia al loro modo, ma mettere sempre un indizio in più che ci porterà alla conclusione dell'avventura. Quindi 10 autori per 10 capitoli diversi, quindi si inizia e si chiude. Male che vada, se dovessi reclutarne solo altri 4, ma siamo già più di 5, quindi ci saranno degli autori che potranno proporsi ulteriormente per un altro capitolo. Io vi ringrazio per avermi seguito sin qui. Se volete maggiori informazioni fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere anche quale delle storie che abbiamo letto oggi vi è piaciuta di più per poterle leggere migliore della settimana. In descrizione trovate tutti i link possibili, mi raccomando, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, condividetelo per ampliare la nostra cerchia di lettori e quindi diffondere ovunque le nostre storie e in alternativa iscrivetevi al canale nel caso fosse la prima volta che bazzicate da queste parti. Io vi ringrazio dell'attenzione e noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao!